Gente di Ultra Pop Festival, secondo panel di questa prima intensa, densissima giornata. Bentornati. Un saluto da tutti i player. Qui accanto a me, la mia collega Elisa Elisa. Torsiello, Ciao, ciao, bentrovata. Ciao, ciao, ciao. Qui non ci si ferma un attimo. Giornata pienissima, andremo avanti sino alle 23. E io, non so tu, sono già emozionato perché è un incontro dal sapore speciale, anzi dei suoni, ecco. Diciamo, mettiamo le cose in chiaro, dei suoni speciali perché abbiamo sentite un le note ospite. fresche nell'aria? Le vibrazioni, ci sono delle vibrazioni nell'aria, Vibrazioni. ma io prima di tutto saluto voi che ci state seguendo su ultrapopfestival.it, sui canali Twitch di Ultrapop, anche YouTube, Facebook e ringraziamo anche i canali di Movie Player e di Lega Nerd che ci stanno ospitando. Allora, Elisa, noi siamo partiti puntando in alto, anzi in altissimo, con l'apertura di ieri, lo saprai, con Samantha e Cristoforetti, e non abbiamo alcuna voglia di scendere, quindi puntiamo sempre più in alto e l'ospite di oggi è nella conferma. Io, siccome so che tu sei la massima esperta in materia, lascio a te l'onere, anzi l'onore di Allora. presentarlo, quindi vai, vada, vada. Vado con una presentazione alla Sanremo. Vai, vai. Vado. Allora, era il 2008 quando sul palco del Kodak Theater Amy Adams consegnò tra le mani del nostro ospite il premio Oscar alla migliore colonna sonora per il film Espiazione. 13 anni dopo io prendo in consegna il ruolo che fu di Amy Adams, di cui sono la copia spiccicata, ragazzi. Che ci vuole, no? Che Che ci ci vuole. vuole? Con orgoglio e praticamente nessun pregiudizio, vi presento sul palco dell'Ultra Pop 2021 il premio Oscar Dario Marianelli. Dario. Ciao Giuseppe, che bella presentazione. La Dario, grazie migliore presentazione mai fino ad ora, guarda, a te. complimenti. Migliore di quella di Amy Adams. Cioè, io Certo, a me mi ha dato la non... stretta e poi se n'è andata. Esatto, no. certo. Esatto, Quindi io Elisa rimango. 1, Amy Adams 0. Iniziamo mettendo subito le cose in chiaro, ma soprattutto ringraziamo Dario, grazie davvero per aver accettato il nostro invito per essere qui con noi. Come avrai visto dal titolo di questo panel, come si compone una carriera da Oscar, quindi faremo un excursus su quella che è stata la tua carriera favolosa, che è ancora una carriera fantastica. Mi piaceva però iniziare dall'attualità. Come sappiamo, Pinocchio è tornato alla ribalta con due nomination all'Oscar. Tu hai composto la colonna sonora e volevo chiederti com'è stato tornare a casa, perché tu sei toscano e Pinocchio è, oltre ad essere radicata, insomma, nella nostra cultura popolare italiana, è anche, insomma, particolarmente legato alla Toscana. E com'è stato trovare dei suoni per una storia che è stata raccontata così tante volte? Quindi come ti sei, insomma, gestito fra il classico, l'innovazione, soprattutto per una storia che è così densa e piena di contrasti, c'è l'innocenza, c'è la cupezza, quindi insomma capire come sei tornato a casa con Pinocchio. Ma guarda, queste sono sempre domande difficili perché le idee che uno ha prima di iniziare a lavorare, poi quando ti metti veramente a lavorare si trasformano e arrivi in fondo che non sai se veramente hai seguito le idee, l'istinto, co cos'è che hai seguito. Hai ragione che era un progetto difficile proprio perché è stato fatto mille volte e è stato fatto anche bene a volte. Per me, per esempio, io ero bambino quando negli anni 70 uscì la versione della Rai con il pisano Andrea Balestri che faceva Pinocchio e come tutti i bambini che erano bambini in quel momento lì, eravamo tutti impazziti per questa storia, era fatta veramente molto bene, ma per me in più aveva anche una musica che mi è rimasta in testa per sempre, poi quando ho avuto figlie, gliela suonavo al pianoforte, gli ho fatto vedere poi i DVD quando sono usciti i DVD. Questa musica per me è stata molto importante, anche per capire certe cose. La musica di Fiorenzo Carpi per il Pinocchio del 72. Quando è capitata l'occasione di lavorare con Matteo Garrone, ho immediatamente pensato che in qualche maniera, non era chiarissimo come, ma in qualche maniera qualsiasi cosa avessi fatto doveva contenere anche un po' un omaggio a quello che io mi ero portato dietro da 30 anni di questa musica di Carpi. E quindi poi alla fine
in maniera pratica, insomma, si è risolto nella ricerca di melodie abbastanza chiare, melodie abbastanza semplici, ma più che altro credo che il mio omaggio a quella musica lì di Carpi sia stato un riferimento diretto al tipo di approccio orchestrale e strumentale che lui ha usato. Cioè mi ha interessato usare non un'orchestra molto grossa e soprattutto farcirla di suoni che non appartengono naturalmente all'orchestra, quindi il flauto dolce, ci sono io che fischio in qualche occasione, cioè, con delle contaminazioni, insomma, delle contaminazioni, l'armonica a bocca, la fisarmonica, dei campanellini, dei bicchieri percossi, insomma la chitarra elettrica, ecco, tutte scelte che originariamente Carpi aveva adottato in parte forse anche per ragioni di budget, di mezzi, eccetera, ma genialmente, e quello era secondo me un po' anche il genio del tempo, degli anni 70, è un genio, uno spirito del tempo che si ritrova molto nella musica italiana di quel periodo, non soltanto, ora stiamo parlando di Pinocchio per la televisione, ma pensate anche agli spaghetti western dove si sente l'armonica a bocca o la chitarra elettrica. Ora sto parlando di Morricone, ma c'è stata un'apertura in quel periodo lì a dei suoni un po' poveri, no? Suoni... Altro, con Pinocchio si sposa questa. Con Pinocchio si sposa perfettamente, infatti. E quindi ecco, quello è stato il mio primo istinto, è stato quello di omaggiare un certo spirito di arte povera, di musica povera di quel periodo. E poi ovviamente sì, la storia per me era familiare non soltanto dalla versione televisiva, io avevo mio padre che me lo leggeva come storia prima di andare a letto, insomma, quando ero piccolissimo, quindi la conoscevo bene. E poi forse per i toscani, insomma, c'è un affetto verso Pinocchio perché parla come noi. È un richiamo quasi, no? Sì, e quindi è proprio lingua madre, insomma, Pinocchio. E mi interessava cimentarmi, diciamo, con questo progetto, anche per vedere se un po' di me toscano riusciva a entrare in questa colonna sonora. Sì, ecco questo. Vai Elisa, facciamo un rewind. Sì, infatti c'è stato il ritorno a casa, l'abbiamo citato, Pisa, un saluto da tutta Pisa, Dario. Grazie. Ascolta, vogliamo proprio ritornare indietro, cioè forse non tutti lo sanno, il 21 giugno, quando sei nato, sono nata anche io il 21 giugno, è la giornata della musica, quindi sembrava quasi destino, no? Però io so che ti sei approcciato al mondo del cinema quasi per caso. Sì, lo vuoi raccontare? Sì, no, hai proprio ragione, ma ho l'impressione che un po' tutta la mia vita è così, un po' per caso. Ogni tanto provo a fare delle cose anch'io, mi sembra di provare a me, ma il caso comunque ha una parte molto grande. Ma il caso volle 30 anni fa che mi ritrovassi in un pub una sera accanto a un signore che stava bevendo una birra e cominciamo a parlare, mi disse: ma io sono un regista, faccio degli spettacoli di teatro, di come si chiama in italiano? Fringe theater, cioè non nei teatri grandi, però più di nicchia, più piccolini. Teatro di nicchia, piccoli teatrini che a volte stanno in una stanza accanto a un pub o sopra un pub, eccetera, dove vengono visti, ma non da un grande pubblico. E io gli avevo detto che, insomma, sì, suonavo il pianoforte, e mi chiese se volevo provare a fare qualcosa, magari anche a improvvisare al pianoforte durante lo spettacolo.
E, insomma, fu un'esperienza abbastanza divertente. Non, tutte le sere veniva fuori una cosa diversa. Per me era abbastanza divertente andare al teatro ogni sera a vedermi lo spettacolo e strimpellare un po' sul pianoforte okay. che mi veniva in testa. Ma è stato un inizio modesto che velocemente poi mi ha portato delle richieste da altri registi di fare la stessa cosa. E verso il terzo, il quarto, il quinto, non ricordo più, spettacolo in questi teatrini, capitò proprio un colpo di fortuna, nel senso che un attore che venne a vedere lo spettacolo stava per iniziare a recitare in un film e sapeva che il regista cercava un compositore, e trovò il sistema di far sentire a questo regista la musica che avevo scritto per quello spettacolo, perché nel frattempo, insomma, ero diventato un pochino più ambizioso, non improvvisavo più, scrivevo la musica per bene con le note sul pentagramma e chiamavo anche altri musicisti. In quell'occasione avevo un violoncello e un flauto con me, poi al pianoforte era un trio, e con degli attori avevo scritto delle canzoni anche per lo spettacolo. Ma insomma, questo regista in qualche modo sentì quello che avevo fatto, gli piacque, mi chiese di fare la musica per questo film, che era il suo primo, il mio primo, il primo del produttore, il primo film dello scrittore, del montatore, del... L'esordio completo. Avevamo tutti paura, cioè, veramente eravamo tutti un po' così, che brancolavamo nel buio, ma venne fuori una cosa più che decente. Questo film vinse il Festival di San Sebastiano nel 1994, mi pare. E a quel punto mi venne un po' così l'idea che forse dovevo andare a imparare da qualche parte come si faceva. Uno l'avevo fatto così senza saper niente. Mi feci domanda alla scuola nazionale, qui in Inghilterra c'è una fantastica scuola che si chiama la National Film and Television School, e mi accettarono per 3 anni, mi dettero una borsa di studio. Io amo questa nazione moltissimo, anche perché forse ora oggi non succederebbe più, ma a quei tempi un pischelletto come me, insomma, che in realtà non ero proprio più giovanissimo, avevo a quel punto 29 o 30 anni, ma mi dettero una borsa di studio non solo per pagare la retta di questa scuola, che era abbastanza salata, ma per vivere, insomma, per pagarmi l'affitto, eccetera. E quindi per 3 anni mi hanno educato, direi, abbastanza bene nelle idee, soprattutto, perché poi la musica uno impara a scriverla in altri modi, ma educato in un certo linguaggio cinematografico e insomma come si raccontano le storie. È interessante, scusami se ti interrompo. Prima hai parlato di improvvisazione a teatro. Il passaggio al cinema, questa improvvisazione, per forza di cose, cosa ha fatto? L'ha inibita o c'è ancora spazio, almeno nel tuo metodo, per l'improvvisazione? Nel senso, immagino che ci sia comunque, insomma, una struttura, insomma, un'impostazione diversa nel passaggio di mezzi. Quindi capire un po' quanto margine c'è ancora per l'improvvisazione al cinema, almeno nel tuo modo di lavorare. Sì, è un'ottima domanda, e la risposta è che l'improvvisazione conta tantissimo, e fortunatamente oggi abbiamo i mezzi per improvvisare e fermare, bloccare quello che stiamo facendo. Basta suonare su un computer, su una tastiera attaccata a un computer, si registra tutto, e spesso le idee vengono fuori così. Uno butta le mani sul pianoforte e registra tutto. Era una cosa che, fra parentesi, 200 e passa anni fa Schumann sognava, diceva come sarebbe bello, perché improvvisava tantissimo, come sarebbe bello fermare le improvvisazioni e poi capire, guardarle dopo, no? Lo possiamo fare ora. Quindi spesso ci sono tanti momenti abbastanza, insomma, mi ricordano delle letture sullo Zen che ho fatto tanti anni fa, dove uno si ritrova magari in un momento nel quale la mente è abbastanza aperta e è
e è collegata alle mani o allo strumento in maniera felice, e escono delle cose felici, insomma. Certo. Se uno riesce a acchiapparle e se ne accorge, poi il lavoro, insomma, c'è tantissimo lavoro che viene dopo. Però è una base sicura quasi, no? È una base sicura se uno si fida. È un po' come in Inghilterra hanno questa espressione shooting from the hip, cioè sparare dalla fondina, come si dice in italiano, quando nei western sì. Tira fuori una pistola e spara senza pensarci, o non so se rammentate lo zen e il tiro con l'arco, dove uno prende la mira senza quasi guardare e spara, e a volte, il più delle volte, uno fa centro, perché magari si è liberato anche di preconcetti, di desideri, di volontà di guidare lui, no? Quando c'è la parte razionale del cervello che vuole guidare a tutti i costi, guida, però magari perde qualcosa che invece un'altra parte della mente, che è più libera, riesce a chiappare con meno sforzo, con comunque uno sforzo di tipo diverso. Anzi, va a finire nella filosofia qua. No, io sono davvero rapito da questo racconto. No. Tra l'altro, così, poi lascio la parola ad Elisa. Ti chiedo, c'è stato un film che hai musicato, che hai composto, una colonna sonora che hai composto più guidato, cioè in cui la porzione di istinto ha vinto su magari la parte razionale, quindi il film che forse è stato un po' più un flusso di istinto rispetto agli altri, se te lo ricordi o se c'è? Direi che la maggior parte sono sempre una mescolanza delle due cose, cioè non esiste mai un film fatto tutto distinto, però forse, guarda, un esempio ottimo è quello di Orgoglio e Pregiudizio, dove tutti e due gli approcci hanno funzionato molto bene in momenti diversi. E ci sono dei momenti che io ricordo veramente con stupore, dove il montatore del film mi telefonava a casa e mi diceva: guarda, abbiamo una proiezione per i produttori fra 2 ore e ci manca proprio qualcosa per questa scena, non abbiamo niente, non è che puoi buttare giù qualcosa in 2 ore? No, in 2 ore, okay. In 2 minuti, letteralmente, accendere il computer, la tastiera, improvvisare per 2 minuti, perché mi aveva detto che la scena era lunga 2 minuti, io senza nemmeno sapere qual era la scena, insomma, improvvisare per 2 minuti e buttare nel film un'idea e poi ritrovarsela nei prossimi mesi, mentre io pensavo, vabbè, è una cosa temporanea, no? Per i produttori, fra 2 ore, poi la rimpiazziamo con qualcos'altro. E in realtà funziona, quindi poi il lavoro diventa di adattarla alla scena magari un po' più dettagliatamente, orchestrarla, allungarla, scorciarla, accelerarla, rallentarla, ma l'idea però veramente è esattamente quella, uscita da un momento di panico dove ci serviva qualcosa in quel momento lì. E poi invece l'esempio contrario è quello del pezzo di apertura di Orgoglio e Pregiudizio per pianoforte solo, che invece è un pezzo che ho scritto proprio con la carta e la matita, insomma, una nota alla volta, pensando a quello che strutturato, non è assolutamente un'improvvisazione. E quindi, insomma, veramente tutti e due gli approcci vanno sempre di pari passo in tutti i film che faccio. A volte, se mi ritrovo incastrato, provo con la matita e con la carta, e se non funziona provo a improvvisare, se non funziona vado a dormire, vado a fare una cosa. Ripassiamo domani ci faccio di tutto, insomma. Mi sa che mi tocca, la faccio. Vai Elisa. Uniamo le due cose, perché è vero che la musica secondo me ha una portata emozionale al di fuori di ogni ragione, e io ho sempre trovato la tua musica, Dario, lo sai, molto empatica, cioè riesce veramente a tradurre in note
delle emozioni che a volte sullo schermo vengono soltanto magari sospirate oppure anche un po' alluse. E, ecco, hai citato Orgoglio e Pregiudizio, quindi io non posso che farti la domanda. Com'è collaborare con un regista come Joe Wright, che anche lui gioca col dettaglio, cioè attraverso veramente anche delle sole parti fisiche riesce ad aprire un mondo sull'interiorità dei propri personaggi. Quindi trovo molta armonia tra di voi. Ma com'è nato, com'è lavorare con lui, anche perché grazie a lui poi ha vinto l'Oscar, Espiazione, insomma. Certo, no, e sicuramente di tutta la musica che ho scritto, quella che ha attirato più attenzione è quella che ho scritto per lui, e mi sembra abbastanza ovvio che è colpa sua, non è colpa mia. Cioè, è lui che riesce a usare la musica all'interno del film, a dargli uno spazio che la mette in rilievo, che la fa funzionare a un livello abbastanza particolare. Come è nato? Con Gio ci siamo incontrati perché un produttore molto illuminato, che si chiama Paul Webster, mi aveva conosciuto in un'altra occasione. Avevo scritto la musica per un film ambientato e girato in India, dove mi ero dato molto da fare. Insomma, ero partito con un registratore, me ne ero andato in India per un mese a fare ricerche, a incontrare musicisti, a registrare melodie mie che fischiettavo a questi musicisti indiani ai quali chiedevo di interpretare, insomma, a loro modo. E era stato un lavoro importante, insomma, il film era venuto bene e questo produttore evidentemente aveva capito che mi interessa fare le cose per bene e mi interessa il dettaglio, e quando Joe si è ritrovato a fare Orgoglio e Pregiudizio e cercava un compositore, essendo Joe anche lui della stessa parrocchia, dove insomma gli piacciono i dettagli, ci ha fatti incontrare, e è stata una conversazione subito come la ricordo io. Sarei curioso a volte di vedere come se la ricorda lui, ma come la ricordo io, per me è stata una discussione molto interessante, perché è andata immediatamente a toccare le cose che a me premono molto, che sono abbastanza filosofiche e astratte, ma nel caso in particolare erano cose che avevano un risvolto immediatamente pratico, ovvero quando si fa la musica per un film ambientato in un altro periodo, in questo caso era l'inizio del... Ne hai fatti parecchi? Ne ho fatte parecchie, sì, e quindi ci ho pensato abbastanza a questo problema. Cioè, cosa fa il compositore quando deve scrivere la musica per un film di fine Settecento o inizio Ottocento? Fa lo scimmiottamento, il pastiche della musica di Mozart e di Beethoven, oppure fa un'altra cosa? E quindi se fa un'altra cosa, che cosa fa? E insomma, è stata una conversazione molto interessante, in realtà, poi sulla natura di cosa vuol dire il vero, no? Cos'è la verità, e cos'è invece il falso, la copia, il pastiche. E queste sono considerazioni per me fondamentali, ma non solo nella musica, hanno a che fare un po' con tutto, come con tantissimi altri aspetti della vita. E fu interessante per me capire, forse per la prima volta, che c'è un modo di avvicinarsi alla musica di un certo periodo, un po' come un attore si avvicina a recitare la parte in un certo periodo. Cioè, tu ti metti un costume e reciti con un costume, se sei un attore, ma non puoi, fare altro che pescare dentro di te per delle esperienze vere, tue, personali, un vissuto tuo personale, che devi in qualche maniera riuscire a portare fuori dal costume. E il compositore un po' può fare la stessa cosa. Cioè, se uno è abbastanza familiare con il linguaggio musicale di diversi periodi, può
usare un certo linguaggio, però poi per pescare dentro e trovare delle cose personali, importanti per lui o per lei, e cercare di tirarle fuori attraverso questo costume. Ecco, questa conversazione per me fu importante, nel senso che mi chiarì, insomma, abbastanza bene delle tensioni che io avevo sentito molto negli anni precedenti, ritrovandomi un po' a scimmiottare altri stili, altre musiche, e quindi questa cosa dello stile musicale opposta invece al contenuto più profondo, fu il contenuto di questa conversazione che poi aprì una strada. È stato illuminante quasi, da come la stai raccontando. Per certo. Me, certo, e credo anche per lui. Secondo me lui aveva le idee un pochino più chiare, perché dovendo fare un film su un romanzo che era già stato fatto in teatro, in cinema, milioni di volte, lui sentiva la necessità di farlo in maniera fresca e originale, molto impellente, e quindi cercava, non solo nella musica, ma nei costumi, nelle danze, nella recitazione, nel linguaggio, un po' in tutto, cercava un sistema di iniettare una contemporaneità, una immediatezza in un soggetto che in realtà aveva 300 certo. anni. E quindi, insomma, questa chiarezza che lui aveva me l'ha poi anche passata a me, e mi ha chiarito delle cose a cui stavo pensando da tanto tempo. Dario, una cosa, sempre sul tuo metodo, adesso appunto parlando di Orgoglio e Pregiudizio, penso a V per Vendetta, cioè spesso ti è capitato di lavorare a colonne sonore di film basati su opere letterarie o fumettistiche. Tu cosa fai? Cioè, quella base sicura è per te è fonte di ispirazione, o in generale tu tendi a non badare proprio alla parola scritta, che sia dell'opera o della sceneggiatura, e quindi a cosa ti leghi? Al tema, al personaggio? Cioè, qual è l'aggancio a cui tu ti leghi per musicare poi il film? L'aggancio, se riesco, è un aggancio che cerca il motore, chiamiamolo così, che ha prodotto la parola scritta. Cioè, la parola scritta è il risultato di un'idea. Certo. E quindi vado sempre a cercare l'idea prima, non la parola scritta. Ma è lo stesso anche per se invece della parola scritta vedo il film già finito e devo cerco di capire qual è l'idea che ha generato quello che vedo, che sta dietro, insomma. Mi sembra che sia il motore più importante, insomma, ha generato poi i destini dei protagonisti, ha generato anche aspetti visivi di quello che si vede nel fotogramma, e per me è importante, perché poi se riesco a agganciarmi all'idea, genera delle idee musicali che non sono attaccate alla generazione di seconda mano. No, non sono qualcosa di più autentico. Quello che vedo, cioè quello che vedo è già un risultato. Se io mi attacco a quello che vedo, mi attacco al risultato invece che alla causa. Diventa quasi didascalico, no? Sì, faccio una decorazione di quello che hanno già fatto altri. Invece, se mi attacco all'idea, non è più una decorazione, è un'amplificazione di idee che stanno sotto la superficie. Quindi, secondo me, è più importante rispetto a quello che può fare la musica nel film. Chiarissimo. Invece io ho una curiosità, e spesso magari anche i nostri spettatori se lo chiedono, ma quando c'è una scena di ballo, di danza, hai già a priori composto la musica, usano già la tua musica, o loro danzano senza musica, senza suono? Perché vanno a tempo, penso anche a Anna Karenina. Sì, Anna Karenina è un esempio ottimo. La musica è stata tutta composta, la musica per quelle scene lì, tutta composta molto prima delle danze. Quindi ci sono stati non so quanti incontri con il coreografo e con Joe per parlare di come Joe pensava di girare la scena.
Dopodiché io me ne sono andato a casa a costruire questi pezzi di musica, sapevamo che i pezzi più importanti dovevano essere due valzer e una mazurka. Poi in realtà la mazurka, il film era troppo lungo, e si è stata ingerita dal secondo valzer, è diventato un po' tutto un pezzo. Però in realtà c'erano questi tre pezzi molto importanti, tutti e tre che dovevano essere coreografati molto in anticipo sulle riprese, perché ovviamente gli attori, i ballerini, il cameraman dovevano tutti organizzarsi per... sono scene abbastanza complicate. Quindi sono stati forse la prima cosa che è successo su Anna Karenina in pre-produzione, nella fase di pre-produzione che è durata mesi prima dell'inizio delle riprese. Questi pezzi io li ho scritti al pianoforte, orchestrati poi con campionatori, con sintetizzatori, realizzati in qualche maniera, passati al coreografo. Il coreografo, che era in Belgio, e quindi sono andato poi in Belgio a un certo punto a vedere cosa faceva, perché stava lavorando con la sua compagnia per organizzare i movimenti. E poi la discussione diventa: beh, qui servono ancora 8 battute in più, queste 4 battute le possiamo levare. Poi diventa abbastanza complicato, anche se divertente. A me diverte molto risolvere problemi pratici, poi anche perché mi dà la scusa per tenermi occupato, insomma, sono quasi dei puzzles, degli indovinelli un po' da risolvere. Quello che io volevo che succedesse era che i valzer, e soprattutto il secondo valzer, accelerasse e quindi non iniziasse allo stesso tempo col quale poi finisce. Questo rende la vita molto complicata durante le riprese, perché la stessa scena viene girata da diversi angoli, poi viene spezzettata e le inquadrature migliori vengono collegate insieme, però se non vanno alla stessa velocità diventa un rompicapo. È più difficile anche per il montaggio, certo. Quindi insomma ho creato un rompicapo pazzesco e l'ho creato anche per il montatore, ma insomma alla fine in qualche maniera siamo riusciti a arrivare, partendo dal pezzo mio, riprese girate 20 volte da angoli diversi, rimontate tutte insieme, poi mi ritorna il pezzo montato con la musica tagliuzzata, spezzettata, che salta da una velocità a un'altra, e poi devo ricomporre io il pezzo un'altra volta seguendo le immagini e assicurandomi che quando mettono il piede giù sia su un tempo forte della battuta, e magari devo andare alla sala di montaggio a dire al montatore: senti, ma non è che si potrebbe spostare di 4 fotogrammi questo mi va un po' più a tempo. Sì. Io non so quante ore veramente abbiamo passato, che ti dico, se mi pagassero allora almeno per io. Però poi la soddisfazione di vedere quando sei riuscito a risolvere l'indovinello, insomma, che funziona, sei riuscito a chiappare i momenti importanti, e sono delle soddisfazioni divertenti. Volevo collegarmi e dire: qual è il brano che c'è, cioè, la scena magari che ti ha dato più soddisfazione, cioè essere al cinema e dire: oh, l'ho composta io questa, è mia questa sono musica, sono io. In maniera molto perversa, uno o due dei pezzi di Espiazione che so che fanno piangere. Ovviamente quando io vedo un moto di orgoglio, anche, non so, mi dispiace un po' che piangano per colpa mia, però insomma mi sembra di aver fatto qualcosa giusto, se quando vedo le lacrime, insomma. Confermo, non piango mai, invece. Ti confermo che spesso davvero mi capita con Orgoglio e Pregiudizio, anche per Vendetta, che credo che sia una delle qualità delle grandi colonne sonore, che veramente chiudi gli occhi, ascolti e le leghi anche alle immagini, quindi hanno un potere evocativo
davvero grandissimo. E volevo legarmi anche alla domanda di Lisa, che in parte è simile alla mia. Cioè, tu quando ti riascolti proprio a lavoro finito, cioè, che approccio hai? Sei uno che sei lì e vivisezioni quello che ha fatto, o ho finito un film chiuso, sei già al prossimo? Cioè, che rapporto, sei morboso col tuo lavoro passato o fatto, sì, sei alle spalle, sei oltre? Purtroppo abbastanza morboso, mi dispiace confessarlo, ma sì. Beh, intanto, per cominciare, appena finisco un film, comincio a lavorare all'album della colonna sonora. Certo. E quindi mi risento tutto, scelgo i pezzi, li taglio, li incollo insieme, cerco una narrativa all'interno dell'album che mi soddisfi, ci passo una quantità di tempo veramente spaventosa, e poi una volta che sono arrivato a un primo abbozzo dell'album, me lo sento per, non so, 50 volte, per sentire se suona bene in macchina, se suona bene alla radio, se suona bene nelle cuffie, tipi diversi di cuffie, se sul computer suona bene, cioè sono veramente ossessivo e forse leggermente autistico, dicono le mie figlie. Decisamente morboso, quindi sì, morboso. Vai Lisa, vai. Ma sì, io invece chiedo se questa stessa morbosità magari la ritrovi anche quando guardi anche i film degli altri, cioè vai ad analizzare anche quanto fanno i tuoi colleghi e dice: mannaggia, l'avrei voluto comporre io l'avrei fatto in maniera diversa, o te li godi e basta da buon spettatore. Godi e basta da buon spettatore, penso che non esista più da tanto tempo, perché ormai, insomma, c'hai sempre... Sì, sicuramente guardo i film con le orecchie e soffro molto, non solo se non mi piace quello che sento, ma se l'audio nel cinema non è perfetto, se lo stereo è leggermente sbilanciato. Ho avuto delle situazioni dove ero magari con qualcuno accanto a me a fine film che piangeva, e io mi giro senza pensare tanto, dico: ah, certo, l'audio non era proprio proprio l'orecchio proprio tecnico. Sì. Però nonostante questo mi emoziona ancora, insomma, cioè, riesco, cioè, sicuramente una parte del cervello che è più analitica, ma non ho perso l'altra parte che mi fa godere anche delle emozioni, anzi sono i momenti forse più interessanti per me, quando quasi di sorpresa mi accorgo di essere emozionato e sento l'altra parte del cervello che immediatamente dice: ricordati questo momento, cerca di capire come hanno fatto, no? Ci sono dei momenti, per esempio, in Espiazione, che io so assolutamente da dove vengono, musicalmente. Cioè, mi ricordo di aver guardato, e poi gliel'ho detto di persona, Marco Tullio Giordana, La bella gioventù, e ci sono dei momenti che mi sono ritrovato col groppo alla gola e mi è venuto da dire, mentre lo guardo: ma guarda com'è bravo questo regista che mi fa piangere usando la musica in questo modo, no? E io so esattamente che ci sono dei momenti in Espiazione che vengono da quell'esperienza lì. Bella aneddoto. Dario, io adesso, cioè, ti faccio la domanda ovvia, banale, ma non posso non fartela, visto che hai parlato di emozioni. L'Oscar. Ora... Sì. Dal momento della nomination sino a quella busta che si apre, ora non ricordo se è stato "and the Oscar goes to and the winner is", non ricordo la formula, onestamente, mea culpa, ricordo solo che c'era Amy Adams. Ricordo Amy Adams, non ricordo cosa disse, ma che tumulto c'è dentro, che tempesta di emozioni c'è proprio in quei momenti, prima, quei secondi prima, cioè, no, c'è un... cos'è, che significa? Ma è talmente frastornante che non me lo ricordo bene. Cioè, mi ricordo molta ansia soprattutto a sedere in quella poltroncina quando è arrivato il momento, che era il momento della musica, e quasi quasi
sperando che non chiamasse il mio nome, perché se no dovevo andare sul palcoscenico. Cioè, io penso chi mi conosce lo sa abbastanza bene, che di natura non è che mi metto sul palcoscenico, cioè non è, mi sono trovato sto lavoro qua perché pensavo, guarda, questo lavoretto è proprio un lavoretto perfetto, non mi vede nessuno. Da dietro le quinte, sto là tranquillo, e invece è toccato salire sul palco. Sì, peccato. E quindi in quel momento lì mi sono alzato, mi sono sentito le gambe di una pesantezza infinita, però mi sono trascinato su. E poi veramente un momento surreale, c'hai, non mi ricordo, 40 secondi per fare i tuoi ringraziamenti, eccetera, ma e questi 40 secondi li passi guardando verso la platea, abbastanza conscio che ci sono un miliardo di spettatori che ti stanno guardando dal vivo, però guardi giù e non so, vedi Jack Nicholson e Brad Pitt che ti una platea di poco peso, insomma, e poi vedi questo grande schermo che conta i secondi alla rovescia, no? 40, 39, 38, e cerchi un po' di ragionare, ma è praticamente impossibile. Insomma, vabbè, un'esperienza tutto sommato surreale, ma bella. Sono contento che è successo. E dove ce l'hai l'Oscar? Dove lo hai nascosto sotto terra? Come Rosamund Pike o i premi? Eccolo! Eccolo! Un Oscar in diretta! La ultra pop! Questa è da pelle d'oca, è stato un bel, ma guarda lì con questo di dorato. Senti, Dario, ma che peso ha nella carriera vincere un Oscar? Cioè, è cambiato qualcosa? Cioè, hai sentito uno switch o comunque già quei livelli e lì, cioè, hai avvertito qualcosa di diverso oppure no? Guarda, è un po' una domanda impossibile alla quale rispondere, perché l'esperimento di controllo, cioè cosa sarebbe successo alla mia vita se invece non l'avessi preso quel giorno, certo, di... Non c'è il what if. In che direzione sarebbe andata? Io so soltanto dove è andata dopo. L'esperienza immediata che ho avuto io e che ho sentito ripetuta anche da altri colleghi è che non è necessariamente... Un aiuto immediato alla carriera, nel senso che all'improvviso diventi abbastanza conosciuto, relativamente poi, però diventi conosciuto almeno nell'ambiente professionale per una cosa che hai fatto. Per cui il tipo di offerte che poi ti vengono fatte successivamente diventa un po' ristretto, cioè una strettoia, mentre diciamo, nell'anno precedente all'Oscar avevo scritto la musica alla prima nomination. Pensiamo alla prima nomination di Giudizio. In 8 mesi avevo scritto la musica per 6 film, una cosa pazzesca. Uno era un film dell'orrore, uno un film di attualità francese, uno era per Vendetta, distopia. Sì, uno un film sul genocidio in Ruanda, cioè erano completamente diversi uno dall'altro. All'improvviso è venuto fuori l'Oscar nomination e mi vengono offerti tantissimi film in costume di periodo dell'Ottocento. Certo. Chiarissimo. E quindi non so, insomma, è arrivato un momento nel quale a un certo punto ho detto, vabbè, non li prendo più questi, bisogna che cominci a dire di no. Volendo fare anche altre cose. Ci è voluto tanto, per esempio, e non so, forse mi sono rovinato quella reputazione che avevo conquistato con Espiazione, però quando mi sono arrivati i cartoni animati, i film per bambini, li ho presi molto volentieri. È proprio un bel cambio di rotta, no? Cambio di rotta e molto divertente. Insomma, sono i rischi che vengono, sono dei bei rischi, insomma, però sono dei rischi che vengono con diventare all'improvviso conosciuti per una cosa particolare. Certo, sì, come se fosse una specie di etichetta che poi sì, ti accompagnano. Interessante questa,
questa ripercussione dell'Oscar, non ci avevo mai pensato. Elisa, no, vai, abbiamo spazio per un altro. È in grado anche, Dario, comunque a portare avanti una carriera eterogenea, perché poi ha fatto le musiche per Bumblebee. Cioè, incredibile. Ma è stato un desiderio abbastanza attivamente perseguito, insomma, e quindi ho detto di no a un certo punto, ho cominciato a dire di no a un certo numero di cose che erano di un certo tipo, per il quale non volevo continuare a essere riconosciuto. Certo, poi c'è il rischio di citare se stessi dopo, magari ci si ripete costantemente, portando avanti sempre gli stessi progetti, magari gli stessi generi cinematografici. Quindi. Infatti, e comunque poi è divertente, avendo poi anche la tranquillità di aver fatto altri tipi di film, ora avendo fatto cartoni animati, film per bambini, c'è stato Paddington 2 che è stato molto divertente, e poi ritornare al film in costume, e l'ultimo che ho fatto, se non si conta Pinocchio, è stato Il Giardino Segreto, e quindi ritornarci poi dopo aver fatto altre esperienze è stato molto divertente. Quindi Dario, abbiamo spazio per un'ultima domanda, tu non so se avevi qualcosa, Elisa, o vado... No, vado io. Se magari anche qualcuno dei nostri... Sì, se ci sono domande dalla chat le passiamo volentieri. Intanto ti faccio la domanda anche questa di rito, Dario, ma cosa bolle in pentola? Ma guarda, in questo momento sto finendo la musica per un balletto, perché non faccio soltanto, non scrivo soltanto musica per film, e quest'anno è il 700° della morte di Dante e sono stata... approcciato da una compagnia di danza in Georgia, quella non la Georgia americana, la Georgia sì, la Georgia. Sì. E con l'ambasciata italiana in Georgia stiamo preparando un balletto con una compagnia di danza molto buona, sono molto bravi. Per celebrare questo 700° di Dante, quindi sto finendo questi 50 minuti di balletto. E, invece per i film l'industria si è leggermente fermata quest'anno per ovvi motivi, però sta ricominciando e il prossimo progetto molto probabilmente sarà il prossimo progetto di Laika, con il quale ho fatto Kubo. E Fox Trolls, e con lo stesso regista ho fatto anche Bumblebee, e stanno preparando un nuovo film e mi hanno chiesto se mi interessa, ovviamente certo mi interessa, però vedremo, insomma dovrei parlarci il mese prossimo per iniziare qualcosa. Che bello. Dario, che dire? Ti fanno grazie. I complimenti, ho visto complimenti in chat, sì. Con emozioni confermano in chat, come leggi. Per orgoglio italiano confermo che ogni ascolto le sue musiche commuovono. Sì, qui diciamo che c'è chi dice che non si è mai commosso con le tue musiche. Mente soltanto, mente sapendo di mentire. Dario, che bello ascoltare Dario Marinelli, grazie Ultra Pop, grazie a Bjorn, grazie per questo commento. Dario, è stata una chiacchierata, a parte che è volata. Esatto. Mi sento più ricco di informazioni, di aneddoti. Grazie. A parte che la chicca dell'Oscar è già nella storia di Ultra Pop Festival, questo lo diciamo. Quindi abbiamo... È l'Oscar un po' di tutti ora. Esatto, esattamente. Dario, grazie davvero per essere stato qui. Grazie a voi. Alla prossima, spero. Quando vuoi, qui sui nostri canali, anche su Movie Player, o tornare all'Ultra Pop alle prossime edizioni. Ci farebbe solo piacere, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie, Dario. Buon ciao, Dario. No. Grazie. Ciao, ciao. Elisa, io credo che andrò a rivedermi la replica solo per il momento Oscar, sappilo. Sì, guardate, qui ho un Oscar. Niente, è stato un momento. Io ho una crema per i piedi. Esatto, io qui ho il mio cellulare, ma niente Oscar, nemmeno qui ho le action figure qui dietro e lui ha l'Oscar, vedete. A me è caduto pure il poster dell'ora più buia. Ognuno il suo. Elisa, grazie anche a te per avermi fatto compagnia in questa intervista. Che io ammetto, ero molto emozionato e sono molto felice di questa live. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat. Oggi poi c'è un altro premio Oscar, mi sa. Cosa? Oh. Dove? Non c'è Gabriele Salvatore, oggi? Ah, dopo arriva, sì, ma qui alle 18 poi c'è un altro premio Oscar, come si brava, assolutamente sì, qui non finisce mai, senza sosta,
Subito, appena fra 10 minuti alle 12, è il primo panel di Dissapore, dove si parlerà di cose buone, panettoni, peperoni crusco, cose buone, quindi il primo panel di Dissapore. Elisa, grazie. Grazie Giuseppe, grazie a tutti, grazie a Dario. Grazie ancora davvero a Dario, è stata una cosa... E come dicono da Pisa, cissi. Allora, ricordate... canale ultrapopfestival.it sul sito, Twitch di Ultrapop, anche YouTube e pagina Facebook, e siamo live anche sui singoli canali Twitch, poi delle testate Lega Nerd, Multiplayer e Movie Player. Ciao a tutti e grazie. Ciao.